Ciao bambini, siamo quasi arrivati alla fine del nostro cammino alla scoperta della confessione. Oggi capiremo meglio cos'è la soluzione con cui si conclude questo rito. Non dimentichiamoci che per arrivare alla prima confessione dobbiamo capire quali sono stati i nostri errori, grazie all'esame di coscienza. Vi ricordate il tuffo nel cuore di Gesù? Ci ha aiutato a guardare nel nostro cuore per trovare gli sbagli fatti. Dopo aver fatto l'esame di coscienza, eccoci al momento della vera e propria confessione. Durante la confessione confidiamo a Gesù i nostri errori, certi che Lui ci perdonerà. La preghiera O Gesù d'amore acceso ci aiuta a chiedere scusa. Pentirsi di aver fatto qualcosa di sbagliato è importante. Non sarebbe giusto confessarsi se non sentissimo nel profondo del nostro cuore di aver commesso degli errori. Ora siamo pronti per ricevere la soluzione. Il Padre ci viene incontro per perdonarci e per riaccoglierci e poter gioire con Lui. E lo fa attraverso il sacerdote. È Lui il simbolo dell'amore di Dio per noi. È proprio grazie a questo amore che il sacerdote può perdonare i peccati su mandato di Dio. Ogni volta che il sacerdote pronuncia la formula «Io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo», riceviamo il perdono da Dio stesso. Noi riceviamo il dono del suo Spirito, che ci trasforma e rende nuova la nostra amicizia con Gesù. Ed ora possiamo riprendere il nostro cammino come suoi figli. Ciao!